Progetto numero 6, richiesta approfondimento e erogazione delle risorse agli enti formativi per svolgimento del programma GOL. Interroga il consigliere Bori. Prego, consigliere. Grazie Presidente, la richiesta è proprio su il programma GOL, Garanzia Occupabilità Lavoratori, che era un'azione prevista dal PNRR e che aveva l'obiettivo di accompagnare persone nella ricerca del lavoro, nel reinserimento lavorativo e aveva la necessità di prevedere strumenti e misure per i percorsi di riqualificazione. Ora, nel GOL serve la personalizzazione del percorso e delle offerte per i singoli lavoratori, era un sistema misto pubblico-privato, si partiva dalla presa in carico nei centri per l'impiego regionali attraverso anche la convenzione di ARPAL che poi andava a vedere i percorsi formativi con le varie realtà presenti nel territorio. Questo era il senso. La volontà era di ridare competenze e ricollocare i lavoratori rispetto alla situazione di partenza che era post pandemia. A fronte di queste azioni messe in campo da Regione, ARPAL, dai centri per l'impiego, molte delle risorse sono poi state dirottate sul privato e a quanto risulta, almeno al momento della estensione dell'interrogazione, la Regione Umbria è largamente indietro di diversi mesi nell'erogazione delle risorse necessarie agli enti che hanno già fatto questo tipo di percorso, hanno già pagato o hanno sostenuto delle spese per lo svolgimento ad esempio dei corsi e almeno quando noi abbiamo scritto l'interrogazione non c'era il pareggio delle risorse ma si era indietro e ad oggi era anche complesso reperire informazioni precise rispetto ai singoli importi dei singoli enti, dei centri per l'impiego e quindi non si sa come ha proceduto né la Regione né ARPAL. Il ritardo nell'erogazione delle risorse mette non solo in pericolo la qualità e la quantità dell'offerta formativa nel nostro territorio, ma stava mettendo in grande difficoltà anche le stesse strutture che avevano erogato i corsi, perché quando si accumulano ritardi nei pagamenti di decine o centinaia di migliaia di euro vuol dire che si mette in crisi una realtà territoriale. Per cui la richiesta che facevamo all'assessore è di sapere ad oggi com'è la situazione delle risorse per gli enti formativi che organizzano e svolgono i percorsi previsti dal GOL e in particolare a quando risalgono le erogazioni e a quale periodo di pagamento si riferiscono. Grazie. Professore Fioroni per la risposta. Sì, ecco qua. Allora, velocemente, è un'occasione anche utile questa interrogazione del consigliere Bori per riuscire a dare anche qualche numero sui GOL. Il target assegnati all'Umbria per il 2022 e il 2023 sono stati raggiunti con riferimento alla presa in carica con percentuali di realizzazione di 148 e 140% e anche sui target dei formati è stato parzialmente raggiunto con una percentuale di realizzazione che è sopra la media nazionale, tenendo pur sempre conto che l'implementazione delle misure formative in tutte le regioni ha richiesto una tempistica diversa con procedure più complesse rispetto all'erogazione dei servizi per il lavoro. Relativamente al tema dei rimborsi, il processo prevede la presentazione da parte degli enti di note di rimborso, le tempistiche per la conclusione del procedimento in molti casi hanno subito una dilatazione dovuta all'esito dei controlli che vengono effettuati su queste note di rimborso nel rispetto delle regole di gestione del programma GOL. Laddove si dovessero emergere irregolarità e non conformità,
si rende necessario il parziale riconoscimento dei costi richiesti. Pertanto vengono comunicati i tagli e le rispettive motivazioni. Comunque, arrivando alla modifica del 2 settembre, proprio per semplificare ed efficientare le procedure di controllo e rendicontazione, è stato rilasciato un nuovo sistema di generazione di nota di rimborso predisposto dall'Agenzia regionale ARPAL e approvato dal Commissario straordinario di ARPAL. Con queste nuove regole, a partire dal 2 settembre, sono gli organismi di formazione e anche l'Agenzia del Lavoro sono tenuti a presentare le richieste di rimborso dei servizi erogati in forma digitale e questo sicuramente agevola sensibilmente grazie a un'apposita procedura guidata e bloccata gli errori che ci possono essere in fase di compilazione. Arrivando alla sua interrogazione, le risorse ad oggi liquidate sono complessivamente, le risorse impegnate ad oggi a favore degli organismi di formazione è in costante aggiornamento, risultano pari a 4.850.000, le risorse liquidate sono complessivamente pari a 5.900.000, di cui 3.000.000 sono state liquidate direttamente da ARPA Umbria agli organismi formativi, mentre gli ulteriori 2.900.000 sono stati liquidati da ARPA Umbria all'Agenzia per il Lavoro, come previsto nella prima fase della procedura di controllo e rendicontazione, affinché queste ultime provvedessero alla liquidazione delle agenzie formative per i servizi formativi svolti. Per quanto riguarda infine le liquidazioni, nel segnalare che le stesse avvengono costantemente all'esito degli avvenuti controlli, si fa presente che dal 1 settembre 2024 ad oggi è stata liquidata per l'attività di formazione la somma di 206.000, anche quest'ultima in corso di aggiornamento. Grazie Assessore, prego Consigliere Bori. Guardi Assessore, le segnalo, allora intanto le chiedo logicamente se mi può far rinviare i dati che lei ha dato oggi. Le segnalo una cosa, così ci capiamo. Abbiamo avuto tante realtà del territorio che si sono rivolte a noi perché hanno sostenuto le spese e non hanno avuto le risorse per coprirle. Stanno andando anche in difficoltà economica, so che molte sono in contatto sia con ARPAL che con l'assessorato, le chiediamo di intervenire. Questo era il senso dell'interrogazione, a partire dai dati che le chiediamo, ma anche a un'azione risolutoria. Grazie. Allora, chiamo l'oggetto numero 4, utilizzo delle acque della diga di Montedoglio per contribuire all'innalzamento del livello idrometrico del lago Trasimeno. Interroga il consigliere Mancini. Prego, consigliere. Grazie, Presidente. Come sappiamo è un tema molto caro che la mia Commissione ha affrontato, caro Assessore, già nel 2021 e 2022, che è quella della possibilità di aiutare il nostro lago Trasimeno. Questa interrogazione va in questo senso e il titolo è chiaro: utilizzo delle acque della diga di Montedoglio per contribuire all'innalzamento del livello idrometrico del lago Trasimeno. Quindi, vista la deliberazione della giunta numero 812 del 7 agosto 24, quindi poco più di un mese fa, con la quale è stato approvato lo schema di accordo di collaborazione tra la Regione Umbria e il Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologia dell'Università di Studi di Perugia, finalizzato alla realizzazione dello studio di campionamento delle acque provenienti dall'invaso di Montedoglio e prima ipotesi verifica ai fini di un'eventuale adduzione delle stesse per contribuire all'innalzamento del livello idrometrico del lago Trasimeno. Questo era il titolo ovviamente della delibera che ovviamente lei, Assessore, conosce. Ricordato che la situazione dei livelli idrometrici del lago Trasimeno presenta con sempre maggiore frequenza forti criticità collegate alla sua naturale, abbiamo scostamenti anche di circa 1,80 m, quindi un'oscillazione del livello della sua acqua molto, molto variabile nel corso delle stagioni, collegate quindi anche alla tendenza nel tempo a un decremento dei livelli e conseguentemente anche dalla qualità delle acque per la diminuzione delle precipitazioni e per l'aumento delle temperature.
evidente, l'acqua ce n'è meno e si scalda anche prima. Questo è un principio ovviamente che comprendo anch'io che non sono ingegnere. Ritenuto che risulta pertanto utile approfondire la possibilità dell'utilizzo a fini ambientali delle risorse idriche provenienti da Monte d'Oglio, che anche quest'anno l'assessore, anche con un mio sopralluogo, ha visto livelli più che ottimali anche a fine stagione irrigua, ci sono circa 110 milioni di metri cubi disponibili nell'invaso, per eventuale quindi apporto della stessa nel lago Trasimeno, mediante studi e indagini preliminari che permettono di valutare l'idoneità qualitativa della risorsa e la compatibilità delle acque di Monte d'Oglio con quelle del Trasimeno. La finalità di un'eventuale adduzione delle acque di Monte d'Oglio è quella di incrementare i livelli idrici del lago Trasimeno, trasferendo un volume annuo di circa 10 milioni, circa qualche anno può essere 15 milioni, dall'invaso al lago. E si parla, e ovviamente lo voglio ribadire ancora una volta, di acqua in eccesso, cioè quella che viene, diciamo, ritenuta superflua oltre gli usi irrigui, gli usi di potabilizzazione e ovviamente gli usi destinati al mantenimento dell'ambiente del fiume Tevere. Quindi ecco per cui si parla di acqua in eccesso. Tale operazione può avvenire nei periodi di precipitazioni intense dal bacino di Monte d'Oglio con la necessità di rilascio delle paratie in esubero, oppure generando il rilascio in periodi o a fine inverno, inizio primavera, qualora fossero raggiunti i livelli previsti da riempimento. Sappiamo benissimo che le statistiche dimostrano quali sono i livelli di sicurezza, per cui la nostra diga deve essere tenuta abbastanza vuota in caso di precipitazione. Voglio ricordare, Assessore, le cronache di oggi ci ricordano il dramma delle precipitazioni intense. Se quelle precipitazioni avvenute in Emilia Romagna recentemente e ancora qualche anno fa, quella diga oggi avrebbe salvato il nostro territorio, ma i suoi volumi avrebbero obbligato l'ente a un rilascio, perché sappiamo benissimo che già la prima ipotesi di allagamento è stata data, diciamo, come ipotesi di evento catastrofico legato non solo alle piogge in Emilia Romagna, ma che i suoi invasi in Emilia Romagna erano abbastanza pieni. Considerato che per l'accordo di collaborazione previsto una durata di 8 mesi a decorrere dalla data della delibera, quindi agosto di quest'anno, si interroga la Giunta per sapere se sia possibile ridurre i tempi, quindi andare veloci, di realizzazione di questo studio che, come ricordato nel titolo, si parla di campionamento delle acque provenienti dall'invaso di Monte d'Oglio e prime ipotesi e verifica ai fini di un'eventuale adduzione delle stesse per contribuire ovviamente al suo innalzamento. E anche ARPA, noi abbiamo la nostra autorità per la protezione regionale, per la protezione dell'ambiente, che ovviamente sicuramente ha i suoi elementi. Io lo voglio ricordare non solo a lei, Assessore, che sicuramente lo sa, ma nel 2015, quando il nostro lago ha avuto una piena, il lago Trasimeno, le paratie verso Magione sono state aperte, la sua acqua conferita nel Tevere. Quindi mi viene naturale, da profano, non esperto di materia ambientale, ma come suol dire, abbastanza nutrito di buonsenso, che se l'acqua del nostro lago Trasimeno è compatibile per essere immersa nel fiume Tevere, viene naturale pensare che, essendo lo stesso fiume Tevere un fiume tutelato, tali principi di compatibilità siano asseverati e scontati. Quindi chiedo a lei, in sintesi, a che punto è lo studio, se quindi là ci può dare un'anteprima dei risultati, ovviamente se possiamo comprimere questi tempi a 8 mesi, perché poi alla fine, mi permetta la battuta, l'acqua è acqua e c'è stato solo il buon Dio che l'ha trasformata in vino. Grazie. Grazie consigliere Mancini, prego assessore Morroni. Grazie presidente. Collega consigliere, prima di rispondere nel merito, credo che sia opportuno offrire un contesto di riferimento a quello che poi andrò a rappresentarle. E il contesto di riferimento è questo: nel corso della prima parte dell'anno si sono svolte 2 riunioni alla presenza del commissario straordinario per la siccità, dottor Nicola Dell'Acqua, insieme alle 2 regioni, quindi Regione Toscana e Regione Umbria, incontri aventi ad oggetto l'utilizzo dell'acqua della diga di Monte d'Oglio,
con l'intento da parte del commissario straordinario di procedere alla trasformazione di quello che è attualmente il protocollo d'intesa che disciplina i rapporti e l'utilizzo della risorsa idrica per quanto riguarda le due regioni in un vero e proprio accordo, e quindi operare questo salto, che è un salto non solo di tipo formale, ma anche con il rigore che l'accompagna e la solennità che accompagna questa trasformazione. Nel corso dei colloqui, da parte del sottoscritto, vi è stata la ferma intenzione di rappresentare la necessità che si possa e si debba ricorrere all'acqua di Montedoglio per affrontare la criticità del lago Trasimeno. Devo dire che rispetto a questo intendimento, del resto già accennato e presente nel protocollo d'intesa attualmente vigente, che riguarda quello che so lo sfioro, l'acqua di sfioro della diga, ho trovato consenso e disponibilità sia da parte della regione toscana sia da parte del commissario. Dinanzi a questa disponibilità, tesa a dare una previsione compiuta, una previsione puntuale di questo apporto che dalla diga di Montedoglio può intervenire verso il lago Trasimeno, abbiamo assunto l'impegno di effettuare anche le necessarie analisi scientifiche per misurare la compatibilità e qualitativa e quantitativa naturalmente con tutte le implicazioni che questo comporta. Sulla scorta di queste situazioni, con la delibera della Giunta regionale l'812 del 7 agosto 2024, è stato approvato uno schema di accordo tra la Regione e l'Università di Studi di Perugia, il Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie, proprio per effettuare un campionamento delle acque provenienti dall'invaso di Montedoglio e formulare poi delle prime ipotesi e verifiche ai fini dell'adduzione delle stesse per contribuire all'innalzamento del livello idrometrico del lago Trasimeno. L'accordo è stato sottoscritto all'inizio di settembre, il Dipartimento sta predisponendo il piano dei campionamenti che saranno effettuati a breve e potranno avvenire in punti di disconnessione delle condotte di adduzione da Montedoglio nei pochi punti accessibili per i prelievi. Uno in particolare con finalità di campionamento della fauna ittica condiziona i tempi di esecuzione poiché necessita del parziale preventivo svuotamento di una vasca posta lungo la linea, pieve a quarto, vasca del fondaggio, poco a sud di Arezzo. Tale operazione, che comporta interruzione dei flussi idrici nelle condotte, non potrà essere effettuata prima della conclusione della stagione irrigua. Rientra poi nelle scelte organizzative del Dipartimento effettuare le analisi in proprio o avvalendosi eventualmente di altri soggetti, ma si ritiene che questo non abbia particolari ripercussioni sui tempi di ottenimento dei risultati. Come già detto, i risultati stessi dovranno essere accompagnati anche da prime valutazioni di compatibilità e ipotesi ai fini del convogliamento dell'acqua verso il lago, nell'auspicio che possano fornire indicazioni per l'avvio di una fase sperimentale di attuazione del contributo idrico per l'innalzamento del livello idrometrico. Le condizioni chimico-fisiche che andranno valutate si riferiscono all'ipotesi del trasferimento di un volume annuo oscillante dai 10 ai 15 milioni di metri cubi da portare dall'invaso al lago, che potrebbe avvenire in periodi di precipitazioni intense sul bacino di Montedoglio, con la necessità, come accennava anche lei, di procedere al rilascio delle portate in esubero, oppure generalmente nel periodo di fine inverno, inizio primavera, qualora fossero raggiunti i livelli previsti nelle fasi di riempimento dell'invaso, rendendo così disponibili i volumi in eccesso. Tale apporto d'acqua, una quantità, torno a ripetere, tra i 10 e i 15 milioni di metri cubi annui, se fattibile da un punto di vista ambientale, le portate del fiume lo permetteranno, potrebbe assicurare un incremento annuo significativo del livello idrometrico del lago. Le portate di adduzione, tramite le attuali dotazioni infrastrutturali e impiantistiche, sono stimate nell'ordine di un metro cubo al secondo, di conseguenza è valutabile intorno ai 100 giorni il tempo necessario per trasferire i 10 milioni di metri cubi dall'invaso al lago.
lo scarico dalle linee di adduzione out, utilizzando le infrastrutture esistenti, potrebbe avvenire sul fosso Paganico, che poi confluisce nel lago, zona nord di Castiglion del Lago, tanto per intenderci. Tale captazione richiederebbe un investimento minimo legato alla sistemazione spondale del fosso ed eventualmente alla sostituzione della valvola di scarico con una di diametro maggiore automatizzata. Come sapete, in data 19 settembre a Roma si è tenuta una riunione convocata dal ministro Musumeci, alla quale hanno partecipato, oltre alla presidente Donatella Tesei, il vice ministro delle infrastrutture Bignami, il sottosegretario Prisco, tecnici del Ministero dell'Ambiente, il direttore dell'ISPRA, rappresentanti della Regione Toscana e dell'autorità di bacino dell'Italia centrale. In esito a tale riunione è emersa l'ipotesi di affidare la gestione commissariale del Trasimeno all'attuale commissario straordinario per la siccità, il dottor Nicola Dell'Acqua, attraverso una revisione dei compiti con l'obiettivo di fornire poteri e risorse straordinarie necessarie per mettere in campo soluzioni concrete. Dette soluzioni non riguardano ovviamente il solo apporto di acqua da Monte d'Oglio, ma anche l'effettuazione più rapida ed efficace dei dragaggi, operazione questa che indubbiamente contribuirebbe ad alleviare le difficoltà nelle quali versa il lago Trasimeno a causa del periodo di siccità, così da garantire la continuità operativa dei pescatori, del trasporto pubblico, oltre che tenere libere le darsene su cui si svolgono attività da diporto. Grazie. Prego, consigliere Mancini, per la replica. Io qualche volta mi spavento, o non lo so se spavento, ma tanto la ringrazio. Io ho fatto un video sulla mia pagina Facebook il 7 agosto di quest'anno, il giorno della vostra delibera, quindi non so se eravamo in telepatia. E in questo video, dove chiaramente la sinistra del lago Trasimeno non mi ha risparmiato insulti di ignoranza e roba del genere, del resto l'ignoranza l'hanno dimostrata con i debiti delle comunità montane, come ricordava qualche tempo fa la Presidente in una conferenza stampa, e con l'inettitudine di alcuni delle più elementari manutenzioni, ma io ho risposto puntualmente che non c'era bisogno di milioni, perché con la scusa dei milioni questi signori in 20 anni non hanno fatto nulla. Bisogna dirlo ai cittadini che la diga di Monte d'Oglio esiste da almeno 50 anni e nella sua totalità, e il lago Trasimeno penso da qualche milione di anni, però non si sono accorti di questa possibilità. L'ha fatto questa giunta, l'ha fatto alcuni rappresentanti del Consiglio Generale, l'ha fatto il sottoscritto, perché è andato a smascherare quello che per anni non si è voluto fare, addossando la colpa a questa giunta, a questo centrodestra come consiglio e come maggioranza, per i danni da 20 anni ben conosciuti, dimenticando che poi già nel 2004 l'allora Lorenzetti chiese il commissario. Lo chiede la Presidente Tesei e qualche autorevole onorevole del mio territorio dice che siamo in campagna elettorale. Io non lo so se si chiama campagna elettorale, so quello che si chiama, grazie anche alla sua risposta, quello che si chiama da oggi indietro, specialmente gli ultimi 20 anni, si chiama indolenza, incapacità amministrativa che ha portato a non cogliere opportunità che oggi stanno emergendo. Non ci vuole milioni di euro, i tubi sono lì, il torrente è a 3 metri e bastava semplicemente in questi anni, semplicemente dare la possibilità di ricevere un'acqua, che non penso che ci sia bisogno di inventare altro, quella è un'acqua pura che viene dalla montagna, che sicuramente aiuterà il lago Trasimeno. Per questi motivi, Assessore, io la ringrazio e so che qualora i cittadini ci daranno fiducia, ci ridaranno fiducia, questa operazione diventerà strutturale, insieme a un altro aspetto che non deve essere straordinario, ma la manutenzione, come noi abbiamo sempre finanziato anche grazie agli interventi deliberati in questo Consiglio nel dicembre del 2020, pari a 4 milioni, che nessuno degli enti deputati a spenderli, le ha sapute spendere concretamente, se non fare affondare una barca in mezzo al lago, che come ha ricordato lei nell'ultima interrogazione c'è un'indagine in merito a questa vicenda. Ecco, quella sarebbe la nostra campagna elettorale. La nostra campagna elettorale, cari cittadini, e grazie Assessore per la sua risposta, è dare soluzioni concrete e definitive al lago Trasimeno,
togliere competenze a chi non le sa usare e soprattutto impiegare egregiamente e bene le risorse pubbliche che anche e soprattutto questa giunta ha messo a disposizione. Grazie.